Amici di Inter, fan TV, cuori forti nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli alle nostre video news. Intanto vi ricordo l'appuntamento con Interagire Mercato alle 19, quindi seguiamo anche insieme il secondo tempo di Inter-Roma, semifinale primavera, semifinale del campionato Inter campione in carica, quindi martedì alle 19 appuntamento con Interagire Mercato, poi giovedì, in questa settimana di giovedì, Intermercato con i nostri ospiti. Ma andiamo al dunque, prima pagina del Corriere dello Sport dell'11 ormai giugno, Milan su Barella. Va bene, questa sarà la prima pagina del Corriere dello Sport, che può essere anche simpatica. Clamoroso, Maldini ci prova, scoppia il derby di mercato, improvviso affondo sul centrocampista del Cagliari che sembrava già dell'Inter, per convincere Giulini il club rossonero è pronto a calare la carta Cutrone. Il Milan ci può provare. Nessuno vieta al Milan di provarci. Il problema è che se un giocatore di 22 anni oggi deve scegliere tra la squadra, il club di Suning o di Zhang con Marotta, Conte, la squadra eccetera eccetera, la Champions League, dall'altra parte il Milan con il mercato in uscita, il l'incontro con la UEFA e la squadra che forse non si sa se farà l'Europa League o no, come anche poi i programmi futuri, non credo che, anzi senza credo, non c'è partita, non c'è bisogno nemmeno di sottolinearlo, però così significa anche che siamo all'11 giugno e fino al 2 di settembre ne leggeremo, ne sentiremo, così come ne avete sentite anche se ci avete seguito stasera, lunedì sera a 7 Gold, perché il mercato è appena cominciato. A proposito di mercato, siccome pubblicheremo le varie grafiche semaforiche, quella di tutta la rosa, la campagna acquisti con i vuoti, con i ruoli da colmare, l'identikit eccetera, sui vari social di Interfan TV, quindi seguiteci anche sulla pagina Facebook, su Instagram e su Twitter, volevo non dare per scontato quelle che sono le nostre grafiche, perché noi diciamo sempre la grafica semaforica, ormai sono 10 anni che parliamo tramite la grafica semaforica di mercato, ma magari qualcuno ci segue da poco e dice perché questa è l'Inter definitiva. No, la grafica semaforica con i verdi, gialli e rossi fotografa la situazione in questo momento. E quindi vedete con i verdi la difesa che è abbastanza completa, c'è solo da capire il discorso di Miranda, infatti lo teniamo in giallo, altrimenti servirà un altro difensore. A centrocampo con Brozovic e Barella, appunto, che diamo ormai già da qualche giorno in verde, e poi Vesino e Gagliardini. Nainggolan dipenderà dalle offerte, ma potrebbero restare tutti e tre, ma comunque un altro centrocampista dovrà arrivare, così come sugli esterni, soprattutto a destra, ma anche a sinistra ci può essere la possibilità nel caso in cui appunto Perisic, l'Inter dovesse ricevere offerte per Perisic. Davanti, oltre a Lautaro e Politano, Dzeko, e tutto poi ruota intorno a Icardi o il sostituto di Icardi per completare l'attacco. Questa è la base, il 3-5-2, e quindi la grafica semaforica che diciamo ci fa anche visivamente capire dove l'Inter può andare a intervenire. Ma se non fosse chiarissimo con la grafica dei giocatori in campo, mettiamo proprio ruolo per ruolo anche la campagna acquisti come al momento si sta sviluppando, con due difensori, uno preso e l'altro da prendere se parte Miranda, il centrocampista, uno appunto Barella, l'altro in caso di doppia partenza Joao Mario Borca Valero, ma sicuramente arriverà il secondo centrocampista, e poi l'esterno destro, che dicevamo l'esterno destro da prendere, perché anche con la conferma di Candreva serve comunque il titolare da quella parte, così come l'attaccante Dzeko al posto di Keita, e poi l'altro tassello appunto al posto di Icardi, o appunto Icardi stesso, ma al momento vediamo poi come si svilupperà la vicenda, perché è tutto rimandato, non ci sono colloqui, ne abbiamo parlato tanto. Grazie a tutti quelli che hanno commentato in modo civile nell'ultima video news di ieri sul canale. Ho sbloccato anche tanti commenti perché mi aveva scritto un carissimo web spettatore, come
li chiamo ormai da sempre, che ci seguono sulla web TV, perché diceva: ho scritto la mia sul canale YouTube, non la trovavo nei vari commenti, e infatti nei commenti da sbloccare a volte capita che anche se non ci sono parole che noi facciamo così, segnaliamo in automatico, si nascondono lì, non c'erano nessuno dei commenti che contengono queste parole, parole offensive, volgari, eccetera, però a volte vanno nei commenti da sbloccare sul canale YouTube anche dei messaggi che non hanno nessun tipo di parola offensiva, e capita magari a volte o perché YouTube col messaggio troppo lungo, non so, ha dei parametri, e ogni tanto quindi devo andare anche, devo prendere di più l'abitudine di andare a ricontrollare i messaggi da sbloccare, così come ne ho sbloccati tanti stasera sotto l'ultimo video di Icardi. Tutta la rosa, perché è importante anche capire che in Europa 21 più 4 del vivaio, non di più, e già in questa, diciamo, prima ipotesi con tutti i ruoli, vedete che, va bene, mettiamo anche Bessa, che è solo un'ipotesi nel vivaio oltre a Di Gennaro, ma i 21 di base hanno i vuoti ancora, un esterno appunto e un centrocampista, e quindi bisogna completarla. Ci sono i sei centrali, i quattro attaccanti, appunto i tre portieri, però bisogna tener conto che in questa lista in Europa, siccome sono 23, ne devi togliere due, quindi uno può essere anche Berni, il terzo portiere, perché puoi scrivere durante l'anno un portiere in caso di necessità. Ma ne devi togliere anche un altro, quindi attenzione anche sempre a fare, a giocare un po', a fare i direttori sportivi, a prevedere una campagna acquisti, perché devono essere 21 più 4. Quindi con queste tre grafiche riassumiamo lo stato dell'arte della campagna acquisti dell'Inter, con i ruoli da prendere, la rosa al completo in questo momento e la disposizione in campo. Ovviamente anche Intermercato nella prossima serata di giovedì, ma già interagire avremo la possibilità di commentare tutte le ultime di mercato e anche, come detto, Inter-Roma semifinale del campionato primavera. Un caro saluto da Michele Borrelli, sempre Forza Inter, seguiteci e iscrivetevi al canale, fatelo conoscere ai vostri amici interisti. Ciao, sempre Forza Inter, a domani o a stasera per chi vede il video alle 19 di martedì, interagire mercato.